Con noi il consigliere regionale Borrelli. Stamattina di nuovo scandalo nella sanità, altri arresti, questa volta nel mirino dei giudici il Santo Bono. Sì, diciamo che la situazione degli ospedali in Campania non è soltanto alcune volte legata alla mala sanità, pur essendoci sempre e rimanendo sempre delle grandi eccellenze in molti casi, ma anche di una corruttela incredibile. Siamo passati dagli assenteisti e imbroglioni del Loreto Mare alle vicende adesso del Santo Bono, fino alla storia del medico nipote dell'ex ministro De Lorenzo, per la serie Buon Sangue Non Mente, che faceva affari e pilotava gare d'appalto con la moglie al Pascale, adesso al Santo Bono, addirittura tangenti, altre cose del genere, che si estendono non soltanto a questo ospedale, ma si estendono alla DISU dell'Orientale, tangenti del 2%, insomma uno schifo che sta emergendo, soprattutto legato agli ultimi anni del governo Caldoro, ma che secondo me è il sintomo di malaffare all'interno della sanità, che si evidenzia in modo più forte nella sanità per un motivo molto semplice, che la gran parte dei soldi, i soldi che restano, sono prevalentemente in questo settore che succhia, tra virgolette, succhia nel senso che prende circa il 70% delle risorse regionali, e quindi chiaramente è l'unico dove ci sono ancora delle possibilità concrete di spesa. A questo aggiungiamo la vicenda incredibile del commissariamento. Noi stiamo ancora aspettando che si esca dal commissariamento, che ha prodotto poco o nulla, e che De Luca possa essere nominato commissario per uscire dal commissariamento, scusate il bisticcio di parole, al posto di Polimeni, che dopo aver passato un anno, secondo noi, a produrre ben poco, se n'è andato via lasciando la postazione vacante. Perché adesso non abbiamo né De Luca né Polimeni, e il ministro Lorenzin che ci deve far sapere qualcosa. Diteci voi se possiamo andare avanti in questa situazione. Tra l'altro, in questa inchiesta stamattina è coinvolto anche l'avvocato Manna, marito del giudice Scognamiglio, che è già noto insomma nelle vicende di De Luca. Sì, diciamo, lui tentò di corrompere il collaboratore di De Luca, che poi fu anche allontanato dalla regione. Il governatore non è coinvolto, come hanno sottolineato i giudici, in alcun modo in questa vicenda, ma sicuramente è un faccendiere. Io mi auguro che con lui, come per gli assenteisti del Loreto Mare, come con il medico del Pascale, ci siano licenziamenti di massa. Questa gente se ne deve andare, perché fetano, scusate il termine, la loro puzza di corruzione ha distrutto una parte della nostra sanità, tra l'altro danneggiando anche tutti coloro che ogni giorno si fanno il cuore così per dare assistenza ai cittadini tra mille difficoltà. Noi dobbiamo uscire dall'emergenza e dal commissariamento, perché solo così potremo intervenire sull'elemento maggiore che in questi anni, dai 8 anni, tra poco 9 anni di commissariamento, hanno prodotto. Che in questi 9 anni praticamente per la nostra regione è stato fatto nulla, se non una cosa: tutti i commissari che si sono succeduti hanno fatto un'unica cosa. Quando andavano in pensione i medici, il personale medico, infermieri, non hanno assunto altre persone, e quindi noi abbiamo circa 12.500 persone che sono andate in pensione negli ultimi 8-9 anni, che non sono stati sostituiti se non in parte da lavoratori interinali. In alcuni casi, ne sto preparando un dossier, figli, parenti o raccomandati di politicanti, infermieri e sindacalisti. Quindi insomma, la situazione di corruzione e corruttela, purtroppo, che emerge ogni giorno di più, e con la quale si può intervenire solo in un modo: uscire dal commissariamento e ottenere concorsi pubblici dove chi è bravo entra nella sanità campana e assorbire una quota parte delle persone da coloro che hanno vinto i concorsi in altre regioni e che potrebbero ritornare nella patria d'origine, avendo, quindi nella regione d'origine, avendo alle spalle una preparazione e un'attività in molte regioni che sono i campani a portare avanti. La Lombardia o il Veneto, per fare due esempi, hanno moltissimo personale che proviene dalla nostra regione, che potrebbe far decollare anche la sanità campana. In chiusura non posso approfittare dell'approvazione del collegato al bilancio della settimana scorsa, sono state approvate anche molte sue proposte. Sì, alcune sulla trasparenza, ad esempio finalmente la Regione Campania pubblicherà i vitalizi, i nomi e i cognomi di tutti coloro che percepiscono i vitalizi. Dal 2015, da quando noi siamo consiglieri regionali, non ci saranno più vitalizi.
Nel passato noi stiamo facendo una battaglia, se non per eliminarli, almeno per ridurli e per eliminare alcune cose incredibili tipo la reversibilità. Noi abbiamo dei casi che si evidenzieranno adesso che usciranno i dati pubblici, in cui sembrerebbe che alcuni ex consiglieri regionali si sono sposati o risposati a 79-80 anni prima della loro dipartita con delle badanti, per cui noi paghiamo anche il vitalizio alla badante. È una cosa inaccettabile. Io voglio che tutto venga reso pubblico per intervenire e colpire quello che è una cosa odiosa, perché il vitalizio è odioso. Ma poi abbiamo fatto altri interventi importanti, tipo lo stop a ogni forma di trivella sui nostri territori, perché questo l'abbiamo ottenuto noi, l'ok a un sistema di acquisti verdi e tante possibilità per il nostro territorio di ripartire, perché ovviamente noi abbiamo una visione del futuro della nostra regione che è legata a una riconversione tutta sull'ambiente, a uno sviluppo fortissimo nel turismo che deve dare possibilità di lavoro ai nostri giovani e assunzioni, come vogliamo farle nel settore sanitario, ma in altri comparti del pubblico, di giovani per farle rimanere sul nostro territorio. Noi immaginiamo nei prossimi 3 anni una possibilità, uscendo dai vari commissariamenti e risanando delle aziende, come abbiamo fatto con l'EAB, che si sta risanando grazie all'intervento e al lavoro straordinario che abbiamo fatto, di dare migliaia di assunzioni non clientelari. Io sarò durissimo su questo. Nella pubblica amministrazione. In questo modo noi siamo convinti che la nostra regione potrà ripartire.